Ankara guarda ancora verso Bruxelles, a confermarla Euronews, è il vice premier turco Bülent Arinç, noto nelle ultime settimane per aver affermato che le donne turche non devono sorridere in pubblico. Per la prima volta i cittadini turchi hanno potuto scegliere il Presidente della Repubblica. È la prima volta che accade nella storia della democrazia turca. Erdogan è il dodicesimo presidente del paese. Nonostante nella Costituzione non sia previsto un sistema presidenziale o semipresidenziale, quella di Erdogan sarà un modello di presidenza forte. Ma una presidenza forte è proprio ciò che preoccupa Bruxelles, non secondo Bülent Arinç, che afferma: i negoziati con l'Unione Europea sono in stallo, alcuni stati europei vogliono evitare che la Turchia diventi un paese membro. È pur vero che in passato molti altri paesi hanno vissuto la stessa situazione. Noi restiamo assolutamente determinati a raggiungere il nostro obiettivo, cioè portare la Turchia nell'Unione Europea. Grazie, Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı.